45 milioni di euro solo per il 2021 per dare una risposta forte alle nuove necessità delle famiglie sarde e alle situazioni di disagio emerse a seguito dell'emergenza Covid. Sono i fondi messi a disposizione per il primo anno del REIS, il reddito di inclusione sociale, le cui linee guida per il triennio 2021-2023 sono state approvate in via preliminare dalla Giunta regionale assieme agli interventi di contrasto alla pandemia. E sono molte le novità, a partire dall'aumento della soglia ISEE da 9.360 euro a 12.000, in modo da ampliare la platea dei beneficiari. Le nuove direttive includono anche importanti strumenti per contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa, fenomeni per i quali la Sardegna è purtroppo saldamente maglia nera in Europa e che si sono ulteriormente acuiti dopo la pandemia. Come il premio scuola, che assegna un incentivo di 150 euro per ogni figlio a seconda dei risultati scolastici e un sostegno per l'acquisto di strumenti che garantiscano parità di accesso ai mezzi educativi e tecnologici. Inoltre, il REIS prevede sostegno alle famiglie con bambini al di sotto dei 1.000 giorni di vita. Il reddito di inclusione sociale mette inoltre a disposizione 10 milioni di euro di fondi che i comuni potranno mettere a disposizione di quei cittadini che, pur non avendo accesso al REIS o al reddito di cittadinanza, a seguito della crisi economica si trovano comunque in difficoltà. Infine, REIS e reddito di cittadinanza non sono cumulabili, ma con le nuove linee guida, chi è beneficiario di un reddito di cittadinanza inferiore ai 100 euro mensili può beneficiare di un sussidio aggiuntivo per ogni figlio minore fino a un tetto non superiore alla soglia massima garantita dal reddito di inclusione sociale.